eccoci qua ragazzi, bentornati in questa nuova recensione. Oggi, come vedete qua davanti, c'ho la Triumph Scrambler 1200XE qui, grazie a Bolton Motorcycles. Non vedo personalmente l'ora di salirci su e di andarmi a fare un bel giretto su questa bella scramblerona di mamma Triumph. Ma prima di partire con questa nuova recensione ti ricordo di iscriverti a questo canale e cliccare sulla campanella così non ti perdi nessun nuovo video. Inoltre puoi trovare anche su Instagram agm.moto. Ma adesso iniziamo ragazzi! Un saluto speciale allo sponsor di questo nuovo video, ShapeArt, l'azienda francese specializzata in attacchi smartphone per le nostre care e amate moto. I supporti utilizzano dei magneti ultra resistenti e possono tenere su fino a 50 volte il peso di uno smartphone, risultando uno dei più affidabili sul mercato. Oltre a ciò è quello che io utilizzo personalmente e come vedete è stato molto semplice fissarlo sulla moto che ho avuto in prova. Se siete interessati ai loro prodotti vi lascio il link al loro sito qui giù in descrizione. Inoltre adesso avete uno sconto del 10% su tutti i loro prodotti, basta utilizzare il codice sconto GMMoto10. E adesso godetevi questa nuova recensione. Incredibile, Scrambler 1200XE di Triumph è la Scrambler pensata per tutte le strade, anche se questa versione XE rispetto all'XC è più fuoristradale, data la corsa più lunga e l'altezza della sella da vera enduro. Ma al cuore di questa Scrambler batte il bicilindrico British Twin Bonneville High Torque che è stato messo a punto per questa Scrambler. L'erogazione è quella corposa della classica Bonneville, ma adesso ha una coppia più lineare. Godetevi questi scatti di pure sound alla guida della Triumph Scrambler 1200XE. Questo potente motore Bonneville produce una bella potenza massima di 90 cavalli a 7250 giri e ben 110 Nm di coppia ai 4500. Accoppiato al doppio scarico alto le dona un sound inconfondibile e da vera scrambler. Tra l'altro lo scarico ripensato da Triumph per il nuovo modello è stato migliorato per dispendere meglio il calore e aumentare il comfort per il pilota quando si è in guida. La realtà dei fatti però è che io il calore l'ho sentito e come, specialmente dopo un paio di orette non stop alla guida. La posizione in sella è davvero enduro stradale, l'altezza è di 870 mm e con la mia statura di 1,83 l'ho trovata facile da gestire da fermo. I controlli sono in una posizione media e il manubrio è bello alto e largo. Tiene la schiena dritta e offre un ottimo controllo. La sella piatta è comodissima, non ho trovato assolutamente alcun disagio durante il tempo in cui l'ho avuto in prova.
Questa versione XE della Scrambler 1200 è quella super dotata e accessoriata di Triumph. C'è un reparto di sospensioni di altissimo livello, una modalità di guida extra, escursione alla ruota maggiore e traction control e ABS con funzione cornering, grazie alla piattaforma inerziale che garantisce il massimo rendimento a tutti gli angoli di piega per una guida più sicura. E questo è d'obbligo secondo me, perché data la ruota davanti da 21 pollici e una escursione da 2,50 sia davanti che dietro, beh, la XE si guida più di corpo della XC e si deve anche assumere una guida più rotonda. Almeno questa è stata la mia esperienza, anche perché le sospensioni erano settate fin troppo morbide su questa moto. La XE però ti permette di regolare tutto a tuo piacimento. Sul davanti troviamo una forcella Showa a steli rovesciati da 47 mm completamente regolabile. Dietro invece c'è la coppia di ammortizzatori Ohlins a corsa lunga completamente regolabili. Il peso in ordine di marcia è di 230 kg, quindi non è delle più leggere. E mentirei se dicessi che alle velocità basse è delle più facili da gestire. Inoltre, come ho menzionato prima, si fa più fatica a scendere giù in curva, almeno su strada. Ovviamente questo modello XE è la Scrambler che dà il suo meglio nel fuoristrada rispetto al più stradale XC, quindi se tu percorri molti chilometri su strada, meglio quest'ultimo. A mia sorpresa però le vibrazioni su questa Bonneville sono proprio minime, resta ancora quel senso meccanico di vintage, ma in crociera è tutto fluido e morbido, dalla leva della frizione a quella del cambio, rapido e preciso. Anche dagli specchietti grandi e che offrono un'ottima visibilità non si avvertono alcune vibrazioni. L'impianto frenante invece è composto dalle pinze Brembo M50 e ha una coppia di dischi da 320 all'anteriore. La potenza frenante è da livelli superbike, ragazzi. È impressionante proprio, c'è una progressione e decisione nella staccata fantastica. Insomma, la Scrambler 1200 XE di Triumph è puro lusso e divertimento. Equipaggiata con una strumentazione TFT molto ben leggibile e delle funzionalità extra se si sceglie il pacchetto Triumph Connectivity, il che aggiunge anche il controllo del GoPro, chiamate, musica e persino la navigazione passo passo. Poi se si riesce anche a sopportare questo calore dopo un paio di orette piene in sella, si può anche viaggiare in comodità grazie al cruise control di serie. Il prezzo parte dai 16.245 euro. Un bel po' di soldini, però a mio parere giustificati assolutamente, dato l'equipaggiamento di prima classe, una qualità impeccabile e delle sensazioni di guida di un'altra era. Adesso vi lascio alle mie considerazioni finali. Troppo divertente davvero, è una macchina di altri tempi, raga, questo è un gioiellino di moto, ragazzi, che va considerato se tu sei quella persona che piace il vintage, piace andare su una moto comunque molto stilosa, chi c'è il budget per comprarsi una moto di questo genere qua, tra la 1200 e la 900. Ovviamente la 1200 con questo motore corposo high torque delle Bonneville, che è fenomenale, a me piace davvero davvero tanto ed ha quelle caratteristiche retromoderne che sono molto molto belle e ti fanno divertire. La Scrambler 1200 XE è bella, affascinante, ma un occhio di riguardo alla sua escursione, la ruota davanti comunque alta. E con questo, ragazzi, penso che abbia concluso con questa recensione della Triumph Scrambler 1200 XE. Fatemi sapere qui giù nei commenti cosa ne pensate di questa moto, mettete un bel like a questo video se vi è piaciuto e iscrivetevi a questo canale e cliccate sulla campanella così non perdete nessun nuovo video. Alla prossima, ciao belli!